porta mia, VIP Crush, Rhea Ripley. È a 10 metri da me. C'ho il battito cardiaco, sto ingoiando il cuore. Ragazzi, siamo a Los Angeles, perché uno dei miei grandi sogni da bambino era vedere dal vivo WrestleMania, il più grande evento mondiale di wrestling, dove tutte le grandi superstar si scontrano al termine delle faide, delle amicizie durate per tutto l'anno. Io e Paolo siamo frementi, perché sapete che dopo tutto il percorso che ho fatto, appunto, da vita da wrestler, ormai sono entrato completamente con la mentalità in questo mondo e... Ragazzi, la California ci aspetta. Stiamo andando ad incontrare le superstar che lotteranno nei prossimi giorni di WrestleMania. Ho tante domande, sono curioso e anche di capire come loro vivono questo evento, questa esperienza. E poi magari c'è Rhea Ripley. Ragazzi, c'è Charlotte Flair, molto probabilmente tra poco dovrò intervistarla. È altissima. Great pleasure to meet you. Nice to meet you. Oh, buongiorno. Grazie. Nice to meet you, I'm Maurizio. C'è Chris Van Vliet, che è uno youtuber che parla di wrestling. Hi Chris, how are you? My Italian is not very good, so. Oh, no problem. I always, nice to meet you guys. I'm Maurizio from Italy. Can I stay in the middle? Okay, come on in. We came from Italy. Oh, I was just there. Rome? Florence and Venice. Oh. From Italy. From Italy. Yeah. Hey, I'm from Italy. Yeah. Which is your favorite Italian food? Spaghetti. Spaghetti. We raise cows on our farm. One of the cows is named Spaghetti. Oh, lasagna. Lasagna. Yeah. Oh, next time I will bring you. All right. I love pasta. A lot of pasta, I think. Carbs. Oh, yeah. Okay. I love gelato. Which flavor? A Nutella. Oh. So I'm going to say pizza. 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 Yeah. Pizza. But? Without pineapple. I'll do pineapple too. Pizza, oh my god. I'd like to apologize on behalf of my tag team partner. Okay. I'd rather have a steak. Have you ever tried Fiorentina steak? Yes, I have. Oh. In Florence. Best place to eat Fiorentina. So incredible. Did you enjoy it? Yes, yes. And you ate pasta, of course. WrestleMania 39 si svolge a Los Angeles, al SoFi Stadium. Pensate che in questo stadio fanno le grandi partite della NFL. Inoltre c'è un enorme schermo ovale, sospeso, non so come. Secondo me sembrerà di entrare tipo in un'astronave. E per 3 ore saremo completamente fuori dal mondo, anzi probabilmente fuori dal pianeta Terra. Entrando andiamo a vedere. The second you walk into the stadium, enjoy that moment. There's nothing like walking in there, seeing the WrestleMania sign for the first time. Taking in just the vastness of the stadium, and then like the second like somebody's music hits and like there's this energy from the crowd, take it all in, because you'll never forget your first. Thank you, Big The most amazing thing about WWE is you just never know what's going to happen. Two nights of WrestleMania, I can promise you, I don't wear sleeves, but we got stuff up and waiting for you. My God. Allora, come sono questi posti? Boom, ragazzi. Madonna, è una figata incredibile. Paolo, io non ci credo. USA! USA! C'è la promo di Make-A-Wish, perché John Cena detiene il record di più Make-A-Wish realizzati ai bambini. Grande John, un applauso a John Cena. Giù. Straordinario, ma Seth Rollins è Seth Rollins. Molto amato Dominic, il tuo preferito. Bene così, bene così. Sei fuori tempo, che cosa fai? Che finale, ragazzi. Prima serata è andata, fantastico, esperienza incredibile. Ho detto Paolo, ci pensi? 11 anni fa dal nulla siamo andati a vedere la WWE al Forum di Assago e stasera siamo a WrestleMania a Los Angeles. Che bello. E realizzarlo è stata un'emozione incredibile. Non lo so, tutto è possibile nella vita, tutto. I started wrestling myself 2 years ago. Really? Yeah, in Italy. Yeah. You have any tips for me? Have fun. If it's not the most fun job on earth,
It should be. Figure out how to make it the most fun. Tuck your chin. I'm not much of an advice guy, but yeah, man, follow your gut, basically. Whatever you feel in here is the right way to go. And what do you feel here? My own hands. Yeah, don't suck. Outdoor, yeah. That's the best advice you're gonna get. I don't think there's better advice than that. Yeah, I don't know. You're gonna have times where you get down on yourself. The whole trick is just perseverance. At the other side of all that is like the glory side, and you're looking at us right now. We've both been at the lowest of lows, but now we're here at WrestleMania, so this is gotta see it through. Oh, yeah. Lo vedi anche dalle emozioni, dalle espressioni, dagli occhi, dalla gioia, dalla rabbia delle superstar, che riescono veramente a trasmettere tantissimo anche e soprattutto emozioni reali. What does it mean for you, WrestleMania? It's everything for us. Validation, gratification, and just proof that all the hard work we've done is paying off. È qualcosa di... In Italia non si può capire, non c'è questa concezione di cosa significhi il wrestling a livello globale degli Stati Uniti. C'è spettacolo, c'è intrattenimento, c'è divertimento. Non c'è nessuno sport che ha un coinvolgimento così attivo del pubblico. Il pubblico è parte integrante dello spettacolo. It's our second WrestleMania together. So last year's tag team match was a blast. We had a great run with RK-Bro. So we always know we can bring it to the dance with those guys. So very special in my heart to do. It's a lot of, aside my best friend. Got to meet so many amazing people, got to see so many amazing things, travel around the world, man. I love wrestling. Here we are, WrestleMania. Let's go. Me too. Però dicevo, adesso è tutto finito ormai. No. Cosa è finito? È la prima sera questa, Ciccio. Ce n'è un'altra! Ce n'è un'altra! Ce n'è un'altra! E io non ho proposto a domani. Qui dentro c'è lo shop ufficiale di tutte quelle che sono le magliette, i gadget inerenti al mondo WWE e a questa WrestleMania soprattutto. Ho visto già tanta gente in giro con magliette WrestleMania 39. Siamo a 20. Secondo me oggi si piange. Battagliano le cinture. Oh, le cinture! Mauri, fallo! And you do take care of your voice when you're screaming and yelling on the ring for all the time. It is very rough for me on the side. I get very hoarse, coughing after. Like, they might be wrestling, but I am screaming. Yeah, of course, then you're screaming. Hot water and lemon? I think it's just probably just conditioning. Like, you're naturally loud. Yeah, you're doing it so long, and like, I don't scream from here, you scream from here. You're from there. Yeah. Diaphragm. So, yeah, 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 yeah. I know how to use it. Yeah. Guarda che bello qua, ci sono tutti. Ci sono tutti, notare tra l'altro che Rey Mysterio e Charlotte Flair sono sbombolettati, perché l'altro ieri ho visto le storie di Rhea Ripley e lei e il Dominic Mysterio erano qui e lei ovviamente ha sbombolettato Charlotte e Dominic ha sbombolettato il padre per coprirli. Cioè, quindi l'hanno dissati anche qua e possiamo vedere il dissing. Dissing live proprio qui. This is our first time here in WrestleMania. This is your first time? Yeah. Very, very excited. Yeah. You should be. So actually, I'm a voice actor and I'm quite good at tongue twisters. You want to try sure. One in Italian? Yes, in Italian. Yeah, Tito. Tito. Tetto, tre denti, tetto. Oh, wow. Oh, it's very difficult. It's just talking about painting roofs. One more time? Maybe Peter can protect us in English, but in Italian is forse però Pietro potrà proteggerci. Oh, that's that. I do not know. I cannot. Tito. Tito. Te. Tutta. Te, tutta. Ritinti tetto. Tetto ti rinti titto. Allora, ma tu? Di tetti ritinti. Tetto rinte? Non te ne intendi tanto. Tanto l'alto. Ok, qua, it's good, okay. Il mio occhio da pesce ha visto una cosa. Cos'è? Oh mio Dio. Qui c'è la storia della WWE. Cintura di Million Dollar Man. Guarda laggiù. Ricordiamo che Rey Mysterio a ogni WrestleMania entra con un costume diverso. Quindi ce n'è uno laggiù che è meraviglioso, è l'ultimo. E poi cosa c'è qui davanti? E poi, qui ragazzi, si piange, ragazzi. C'è la lowrider di Eddie Guerrero. Viva la razza! Who is your inspiration? My favorite as a kid was Mr. Perfect. What got me hooked on it was Razor Ramon versus the 1-2-3 Kid from Monday Night Raw way back in the day. So those are the two that really got me into watching wrestling.
I grew up in Louisville, Kentucky, a very big wrestling town, and my mama loved wrestling. Being able to cuss at the TV with her and throw stuff, and that's what made me become a wrestler. That's it, the anger. I grew up watching wrestling with my dad. We could come home on Sundays and watch Hulk Hogan on TV. Yeah. And I used to do the whole pose routine and all that stuff with a kid. There's pictures. Yeah, there's pictures. It's not embarrassing at all. and then when I was a teenager, I started watching ECW, and I saw Taz. Taz blew my mind because the things that he was able to do and the attitude that he brought to the ring, he convinced me I can do this. I can be a wrestler. I can't be Hulk Hogan. I can't be, you know, Sid Vicious or, you know, all these kind of guys. But Taz, that's someone that I understand. I was an amateur wrestler at the time. He was an amateur wrestler. Yeah. And then right after Taz, I started watching Kurt Angle. Oh my God, these, and two of them inspired me to actually become a wrestler. So, you know, I started training at the end of my high school career and I was on the independents for a really long time. That's where I met him, where I met her, which is ultimately what led us to this moment in time. That's my inspiration. That's crazy, very exciting. Yeah. Okay. Oh yeah. Welcome to WrestleMania. Il mio per forza. Ma qui dentro cosa c'è? Lì c'è un pezzo di tappeto autografato da Rhea Ripley, costa €200. Lì c'è il pop, invece costa $250. Autografato da Rhea Ripley. E c'è anche la cintura autografata. To meet you. I came from Italy just for you for tomorrow night. Yes, you can find me under all your Instagram posts. Amazing. Yeah. Oh, my heart is exploding. But I have some questions for you. Okay. How does it feel to be the toughest woman in the world? It feels pretty bloody good, to be completely honest with you. I like the sound of that. The toughest woman. You are. Look at you. I have to fold my arms. You are. My muscles, you know? I try to stay. Ok Paolo, mi sa che io compro un paio di cose, poi però andiamo direttamente allo stadio perché ho bisogno di essere tranquillo nei nostri posti che abbiamo preso. Ma che posti abbiamo? Pronostico, primo match da presumito Brock Lesnar contro Brock Lesnar. Oh, ma questo Brock Lesnar sta soffrendo, eh! No, guardalo! No! Frizzantello, un bello opener. Allora, Drew McIntyre, Sheamus e Gunther. Pronostico. Tanto piano. Gunther. Noi abbiamo il Totomania, fatto sia per le serate di ieri sera che per le serate di stasera. E tra noi nove, per adesso in vantaggio ci sono in ballottaggio Daniele Vettori e Paolo Cellammare. L'ultima, credo, in classifica. Quindi dovrei pagare la cena a tutti. No, sta scendendo la gabbia, ragazzi, guarda che soggezione che fa. Ci siamo, è il mio match più atteso, anche il mio. Arriva mio cugino Edge. Tutti cantano, tutti. Come si fa a non cantare, ragazzi? Il pronostico? Io ho votato Finn Balor. Io Edge. Edge. Non può smettere di lottare e di colpirlo, altrimenti gli mancherebbe di rispetto. Emozioni incredibili, ragazzi. Guardala. Do you like Italian food? Dude, I love Italian food. Oh, I can cook everything for you. You actually Italian? Yeah. From where? So every time my nonna talks to me, because she doesn't really know much English, I always forget where she's from. But she's from Italy. She moved over to Australia with my nonna. What she cooked for you? I love my nonna's gnocchi. Gnocchi is so good and I miss it because she's like, she's in a nursing home now, so she stopped making all that stuff and it makes me so sad and my mom can't make it the same. If tomorrow you will win the belt, yes, I will cook gnocchi for you. Yeah. I promise. Corde. Mi fa la finisher dalla terza corda. Questo è il fiammo, questo è il fiammo e la ventura. Negli occhi. Aspetta il gioia per l'onore. Tira di passaggio verso Stud.
fa gli gnocchi. Non le ho chiesto come li vuole, se al sugo, al ragù, non gli ho chiesto. Allora, siamo al main event. Ah, bravo. Cody Rhodes e Roman Reigns, cosa ne pensi? Lo scoprirò quando li vedrò sul palco. Non è un palco, è un ring. Secondo te chi vince? Roman Reigns. Ok, vince Cody Rhodes. Il pubblico è in delirio. Hola! Giù! C'è stato del disappointment! Ma non solo da parte mia, aspetta! Fai buare il pubblico giustamente! Non sconvolto! La seconda serata è stata incredibilmente piena di emozioni, soprattutto per quanto riguarda Hell in a Cell. Anche questo ultimo match, questo main event tra Cody Rhodes e Roman Reigns, combattuto fino all'ultimo. Non sono contento di com'è finita, quindi purtroppo dovrò tornare l'anno prossimo. Mannaggia! Però Paolo, c'è ancora una cosa da fare. È vero. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's some water. Ria, as I promised you, I could be okay. Don't be late. Oh, I like this guy. Ehi tu, li vedi questi rettangolini con me all'interno? Sono dei bellissimi video che puoi guardare. Perché smettere proprio sul più bello? Dai, lo so che vuoi cliccare. Clicca.